che è nero. Grazie. Quota 100 non l'ha fatta Gesù Bambino, amico mio, quota 100 l'abbiamo fatta noi. Lei ha sempre difeso Fontana, che è stato indagato oggi. Ecco, qual è il commento? Mi sembra giustizia alla Palamara. Il primo amministratore pubblico indagato per un regalo, perché stiamo parlando di una donazione di camici ai medici e agli ospedali lombardi. Fatemi dire da italiano e da lombardo che sono stufo e chiedo rispetto per i nostri medici, per i nostri morti, per le nostre istituzioni, per i nostri ospedali, e sono indagini che sanno di vecchio, che puzzano di vecchio. La giustizia alla Palamara non è quello di cui ha bisogno la Lombardia e l'Italia. Ho totale fiducia in Attilio Fontana, nei sindaci, nei medici lombardi. Ecco, l'unico risultato di queste pseudo inchieste è far scappare le imprese. Il Policlinico San Matteo di Pavia ha fatto da solo il 2% della ricerca scientifica mondiale durante il Covid. Se invece di essere ringraziati vengono indagati, qual è il risultato? Le aziende scappano e non fanno più ricerca e investimenti in Italia. A proposito di quell'indagine, è spuntato il suo nome nella chat. Fanno ridere. Qua sono un sequestratore e in settimana in Senato devono decidere se non sono un sequestratore di persone. Io dico che durante l'emergenza chi faceva ricerca, chi parlava di test sierologici dovrebbe solo essere ringraziato. Non c'entra niente con quella chat. È stato tirato in mezzo a caso. No, ma a me delle chat non me ne frega un accidente. C'è un'inchiesta su persone serie dell'ospedale di Pavia, secondo me è una vergogna. C'è un'inchiesta sul governatore della Lombardia perché un'azienda ha regalato dei camici, secondo me è una vergogna. Quando torniamo al governo, la riforma della giustizia è una delle prime cose che abbiamo il dovere morale di fare, altrimenti le aziende scappano da questo paese.